Buongiorno, buongiorno, 6 febbraio 2017, Casa Faccani, Sanremo a Casa Faccani. Ecco il secondo giorno prima di cominciare a seguire il Festival di Sanremo che inizia il 7 e saremo tutti davanti alla TV per vedere come si svolgerà questa kermesse quest'anno con Conti e la De Filippi, padroni di casa. Ho letto degli ospiti illustri, ma quest'oggi, come promesso nel video precedente, ci occupiamo dei giovani, della sezione giovani, nuove proposte, nuovi, a seconda di come mi ricordate in qualche edizione fa ogni anno per parlare, per presentare queste nuove leve della musica leggera italiana, si usano dei nomi strani, insomma, sono la categoria di coloro che non sono ancora big, che stanno nascendo adesso, che sicuramente a mio avviso però non sono dei perfetti sconosciuti, perché oggi funziona così: in casa discografica ti fanno un contratto, magari sei lì da qualche anno, che sei in panchina e stai lavorando per crearti un tuo mondo. E le case discografiche poi ti veicolano tramite la maggior parte delle volte i talent show televisivi, qualche volta attraverso ancora qualche concorso ti possono scoprire, un po' meno degli anni di anni fa, quando c'era per esempio un fortissimo Castrocaro, oggi ancora esistente, io lo conosco molto bene, l'ho fatto nel 1990, quando arrivai seconda, con i giurati con le palette, pensate un po', pensate un po'. E Castrocaro era l'anticamera di Sanremo, tranne quell'anno che ho fatto io. Ma Castrocaro, che è stato creato dal grandissimo Gianni Ravera, per chi non ricorda, è stato tra l'altro il patron di Sanremo anche per tantissimi anni. Cosa succedeva? Che tu facevi Castrocaro e chi vinceva aveva di diritto all'accesso a Sanremo. Sono nati così, lo sappiamo tutti, Ramazzotti, la mia amica Fiordaliso, Zucchero, adesso potrei fare una lista infinita, quasi tutti di quella generazione passavano prima da Castrocaro. Oggi il discorso è un po' diverso, arrivare a farsi ascoltare in casa discografica non è molto facile, quindi quando mi chiedete voi giovani nei concorsi dove io sono in giuria, ma come si fa Roberta a farsi ascoltare dalle case discografiche? Boh, nel senso non è molto semplice, ci sono delle strade come tutte le cose nella vita che partono da una testardaggine propria e quindi le provi tutte, provi a conoscere degli autori, provi a conoscere dei manager, provi ad andare in qualche concorso più accreditato dove in giuria magari c'è qualcuno che ancora ti vede e dice vieni qua che lavoro su di te, ma non è più faccio la demo con la cassetta, io vengo da quell'epoca dove andavano di moda le cassette. Pensate, non quelli della frutta, proprio quelli che andavano nel registratore. Molto bene. E mandavamo le cassette e i signori discografici quasi sempre, anche se c'erano delle pile così, comunque avevano l'accortezza di ascoltare e poi mandavano in avanscoperta i tale scout. Figura oggi, secondo me, o sono nascosti, si chiamano in un'altra maniera, io non lo so, o ce ne sono molti, molti pochi rimasti. Andavano proprio nei locali, andavano in questi festival di provincia e erano discografici illuminati, comunque addetti ai lavori mandati dai direttori artistici delle case discografiche a carpire cosa c'era di terreno nuovo, interessante su cui poter lavorare. E cosa facevano? Ti prendevano, ti portavano in casa discografica, ti davano degli autori, ti davano degli arrangiatori, ti davano dei compositori, se eri un interprete, lavoravano su di te per costruirti un mondo.
oppure se eri cantautore, comunque c'era un'equipe, uno staff che lavorava su soprattutto creare una sonorità, creare un mondo che ti diversificasse dagli artisti, possibilmente dagli artisti già esistenti. E si investiva tanto, cioè si sbagliavano dei dischi, ma se ci credevi in questo ragazzo giovane, il disco successivo glielo facevi fare, anche quello successivo. Ma pensate solo a Vasco, Zucchero, cioè sto parlando di quelli on top che hanno fatto più di un Sanremo. Zucchero poi, prima come autore per altri, poi ci ha provato 2 o 3 volte come cantante singolo e magari arrivavano anche, no? Negli ultimissimi posti. Ma evidentemente chi credeva in loro continuava a foraggiare, sia dal punto di vista proprio intellettuale e artistico, perché credeva in quello che quell'artista poteva dare a lungo termine, sia proprio economicamente. Quindi c'erano soldini buoni che giravano perché si vendevano tanti dischi, perché c'era tanta gente che lavorava in discografia. Erano anni d'oro, gli anni 70, 80, fino a metà anni 90 della discografia italiana. Poi una debacle, ma perché i soldi non ci sono più da nessuna parte. Però io con questo vi voglio dire, non è che facevi one shot, un colpo, un disco, un 45 giri, come si diceva una volta, e se andava male andavi a casa e non c'era più speranza per te. Oggi tanti nomi di tutte le edizioni di tutti gli ultimi anni, anche di coloro che hanno vinto, non ci sono più, non ci sono già più. Quelli dei talent sono talmente, ma d'altronde sono talmente tanti oggi a cantare che la fetta della torta è sempre più risicata, le fette sono sempre più piccoline. Sta torta quanto è grossa? E allora è veramente un ternallotto, è veramente come vincere il gratta e vinci. Bisogna trovare un sistema per farsi largo. E quando i ragazzi mi dicono da cosa dipende il successo, beh, il successo è una cosa a parte, ma da cosa dipende il fatto di poter farsi ascoltare da una casa discografica e provare a fare questo mestiere, primo la determinazione interna, quindi lo voglio sopra ogni cosa, farò dei sacrifici, perderò tempo, investirò del denaro, perché comunque adesso è bene farsi quasi un prodotto pseudo finito per andare in casa discografica a farsi ascoltare. Questi demo, piane voce, che si facevano anche una volta, chitarra e voce, vedo che non funzionano più. È raro che un direttore artistico ascolti un demo fatto così e ti chiami. Oggi vogliono quasi il prodotto, non dico finito, ma siamo lì. È dura. Quindi questi 8 finalisti quest'anno a Sanremo sono fortunatissimi, oltre che bravi perché sono piaciuti, ma sono fortunatissimi perché la marea di gente che vuole proporsi è centuplicata, quindi l'offerta è centuplicata e questi ragazzi evidentemente hanno trovato tramite i loro produttori, tramite i loro manager, tramite loro stessi come prima spinta propositiva, un canale per arrivare a farsi e ascoltare, prendere in casa discografica, magari stare anche in panchina per qualche tempo e poi riuscire ad arrivare sull'Ariston, sul palco dell'Ariston. Alcuni di loro vengono, sono due, vengono da Area Sanremo, che una volta era Sanremo
come si chiamava quello che ho fatto io? Perché ho fatto anche due volte, non mi ricordo come si chiama, comunque si svolgeva anche qui a Sanremo, era una vetrina per i giovanissimi, due, tre dei quali poi venivano di diritto portati a Sanremo. Si chiamava Una voce per Sanremo, Una voce per Sanremo, quello che ho fatto io. E tra l'altro mi ricordo in giuria addirittura c'era il buon Giancarlo Golfi, che sappiamo, batterista di Mattia, che purtroppo è scomparso l'altro anno. Non successe niente quell'anno per me, che andavo con la mia canzone Rido come cantautrice, ma mi ricordo una bravissima Linda Valori, una mia conterranea, grande voce, che anche lei meriterebbe tanto di più, e la saluto caramente. Poi però l'anno dopo feci l'audizione per i Mattia, arrivando per strade assolutamente nuove rispetto a quello che avevo fatto fino allora. Mi chiamarono a fare un provino, e così è nata, poi lo sapete tutti, la mia esperienza di 6 anni con i Mattia Bazzara, che saluto Piero, saluto Fabio, e a cui auguro tutto il bene di questo mondo. Allora, cominciamo a parlare dei giovani. Cominciamo a parlare dei giovani e di Leonardo Lamacchia. Vado così come c'è scritto sul TV, Sorrisi e Canzoni, che è la mia Bibbia. Ciò che resta è una canzone scritta da lui stesso, Lamacchia, quindi è un cantautore, insieme a un vecchio del mondo musicale italiano, Mauro Lusini. Ha scritto pezzi come C'era una volta, sì, Buonanotte, Gira e rivolta. C'era un ragazzo che come me aveva i Beatles e Rolling Stones di Morandi. Pensate un po' da quanti secoli, cioè, ma quanti anni c'ha questo Lusini? Però è un figo, ancora scrive. Numero uno, mi ricordo anche la figlia in qualche Sanremo Giovani di qualche anno fa, era un bionda, me la ricordo. Firmato però anche da Gianni Pollex, che abbiamo visto in alcune canzoni ieri dei Big. Questa è una canzone di un 22enne che parla d'amore, anche qui con un testo carino, molto semplice. Dice: c'è solo un posto se ti va, puoi salire, facciamo un giro non so bene dove, hai lasciato le tue scarpe colorate nell'ingresso, sono accanto alle mie scuse. Sì, hai capito bene, ho detto scuse, ma a volte non mi suona facile. Sì, hai capito bene, ho detto scusa, perché sai, ho imparato da te. È un ragazzo che in qualche maniera chiede scusa a qualche fidanzata perché ha sbagliato qualcosa, l'avrà cornificata. Chissà, ma non succede mai oggi, no, 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 no. È un inno all'umiltà in una coppia, ok? Poi dice: grazie mille per le idee confuse, sì, hai capito bene, ho detto grazie. Lui dice: scusa, grazie, grazie, scusa. Prego, grazie, scusi, tornerò. Vabbè, quella era un'altra cosa, però evidentemente è un ragazzo umile, questo Leonardo Lamacchia. E vedo che è della Warner, cioè le edizioni sono Warner Chappell Music italiana, e poi ci sono delle consociate etichette indipendenti. Quindi Leonardo Lamacchia. E passo alla prima donna, Valeria Farinacci, che viene proprio dall'area Sanremo di cui vi parlavo prima. Lei è di Terni. È Umbra, che bello, una cantante Umbra, era tanto che non ne veniva fuori qualcuna. Tra l'altro ha fatto il CET di Mogol, è lì in Umbria, era normale, no, che potesse arrivare facilmente al CET di Mogol, CET che è una scuola, Centro Europeo di Toscolano, che io ho fatto dal 94-95 e poi ci sono andata tante altre volte.
E ricordo ovviamente il mio incontro col primo produttore Mario Lavezzi. Ecco, per esempio, il mio primo produttore Mario Lavezzi, ciao Marione, l'ho conosciuto lì. Mario, ciao carissima! Ciao Mario. Questa ragazza, Valeria Farinaccia, ha incontrato proprio i suoi autori, che sono Giuseppe Anastasi No, Giuseppe Anastasi. Sì, solo lui ha incontrato questo genio, perché secondo me Anastasia è veramente un geniaccio, perché scrive benissimo, Arisa ha dei pezzi stupendi, tutti suoi. Ha scritto Sincerità, Controvento e molte altre per Arisa. Evidentemente Valeria ha colpito l'attenzione di Giuseppe Anastasi, che tra l'altro lavora al CET, e si sono uniti, vedete, si sono uniti, si sono conosciuti in un posto dove c'è musica, dove si fanno queste combine, questi incontri. Anche Arisa è uscita dal CET. E saluto anche Giuseppe Barbera, grande, grande maestro, pianista e arrangiatore eccezionale, che lavora proprio con Arisa in questo momento. E Valeria Farinacci porta a Sanremo un brano che si chiama Insieme, scritto interamente da Giuseppe Anastasi, che dice: fantasticare su ciò che vivremo, avere voglia di fuggire via, sapendo che non sempre c'è il sereno, pur rispettando la democrazia. Vedete, lui, Anastasi, usa delle frasi sempre molto belle, delle parole anche. Democrazia in una canzone, dai, quando mai si è vista? E se le cose devono accadere, cercare i sogni anche da svegli, avendo cura, per esempio, di sognare insieme, rivedersi in una casa un po' più grande, col cammino disegnato insieme, quando grideremo al cielo che ci ha fatto nascere in questo mondo infame. Bisogna stare insieme e poi volersi bene, e se ho capito serve sacrificio, e se ho capito serve dignità, è quasi come aprire un panificio che ogni mattina panificherà. Anastasia è uno che scrive sempre di cose molto legate al momento storico, ma con una poesia dentro. Cioè, Anastasia ha un uso del parole in modo poetico, scrive in modo quasi onirico, e trovo che sia veramente un grande musicista. Questa Valeria Farinacci, che ha 23 anni, con un viso a quel sapone, io l'ho vista in TV, c'ha un bel viso che buca lo schermo. Mi sembra appunto molto vicina a quelle voci pulite, aggraziate, così, insomma, quasi un continuo con del prodotto Arisa, è sempre in quel mondo lì molto, anche se Arisa è una fuoriclasse, già, insomma, l'ha dimostrato in tanti modi, però è in quel mondo molto, come posso dire, intimo, con un uso della voce molto aggraziato. Oserei dire così. Ci fermiamo, ci vediamo tra un po' per altri due ragazzi di Sanremo Giovani 2017.